Radio Luna. Bentrovati, questa è Radio Luna, io sono Charles Papa, come sempre a parlare con amici, ospiti e soprattutto a fare tanta musica. Infatti tra poco con noi in studio ci saranno Tiziano Palladino e Francesco Cipullo, mandolino e pianoforte, con loro chiacchieriamo, suoniamo, cantiamo. Tiziano Palladino, ciao! Buongiorno! Francesco Cipullo! Buongiorno! Allora, Francesco Cipullo è l'ultimo a essere arrivato, e, insomma, ha pagato pegno già, insomma, fuori onda, quindi... Come state allora? Come state? Ben ritrovati! Ma non si vede dal volto, ormai abbiamo le telecamere. È vero? Sì, poi il radio, il volto. Allora, Tiziano Palladino è un mandolinista molto molto quotato. A casa possiede circa 90 mandolini che adesso sono a grave rischio, visto che c'è un bimbo che gattona e probabilmente li romperà uno ad uno, quindi verranno chiusi in una stanza. Li salveremo. Invece sì. Francesco, ovviamente, un pianoforte di quelli incredibili. Eccolo qui. Allora, sei pronto, Francesco? Sono prontissimo, guarda. Oh, ecco, proprio che meraviglia. Bellissimo, la radio che uno parliamo, c'è un po' di sottofondo. Però Tiziano, partiamo da te che sei in piedi. È sotto un bocchettone. Bellissimo, quelle sono massaggi d'aria. Sì. E vogliamo ricordare un po' a chi ascolta il tuo percorso, in un minuto. La mia carriera artistica. No, quella di casa, no, quella artistica che ce ne frega. Guarda, semplicemente il mandolino è la mia passione e il mio lavoro. Di questo appunto mi nutro ogni giorno. Fammi un sottofondo, Franci, come sai fare tu. Del nutrimento. Un po' drammatico, esatto. Un nutrimento drammatico. No, dai, perché drammatico? C'ho sto mandolino. Che tonalità è? Do un minuto. Senti che atmosfera mi sto creando. Niente, praticamente io sono, ricordo per gli amici ascoltatori che sono appunto maestro di mandolino, di contrabbasso e vabbè, poi altre cose così. Poi li svisceriamo mano. Francesco, tu sei un suoni il pianoforte, insomma, pianoforte. Da anni sei in giro per il mondo. Sì, da tanto tempo, ti anche diverti. Se io ho 22 anni in realtà. Si vede, dai capelli si vede. Si vede dai capelli. No, vabbè. Ma voglio dire, perché per esempio non hai pensato di fare il calciatore, no? Non lo so. Giocare qualcosa, con le macchinucce. Qualcosa. Allora, lì ero bravo. Fisicamente non ero tanto portato per fare il calciatore. E poi il pianoforte dove è arrivato? Anche pianoforte impegnativo. Era lo sport più sedentario che potessi praticare, quindi l'ho scelto. Però insomma non sei salito di peso, quindi già questa cosa ti aiuta. Sì, assolutamente. No, voglio dire anche perché per una famiglia che ha un bimbo che vuole suonare il pianoforte è anche dispendioso. Il pianoforte è uno strumento che costa, ha bisogno di spazio. Come hai fatto? Diciamo che vabbè, adesso ci sono delle possibilità, insomma, di acquisti di pianoforti. Adesso? Sì, all'epoca, insomma, quel bel pianoforte acustico da 5 milioni che tuo padre ancora ti sta dicendo, ah, bello, ma quando me li dai sti soldi? Sto pagando ancora le rate. Mensili da 2,20 euro, perché insomma da 30 anni rivalutata la cosa. Sì. No, tra poco vi chiederemo di eseguire qualcosa a sorpresa. Vabbè, certo. E voglio vedere se siete pronti, perché io non ancora vi rivelo. L'altra volta vi ho fatto eseguire Thunder Song degli AC/DC. Sì, bello. Che... Ma te la ricordi? Perché ancora non ce la paghi quella puntata. Giusto, ho capito. Quindi non puoi fare un accenno, ho capito. Stai vendicando di questa cosa. Vabbè, al termine di questa saldiamo tutto, va bene va così? Bene, oh, vabbè. Perfetto. Perdonate. Mi è capitato mai, per esempio, Tiziano, di... suonare male sempre. Esatto, cioè può capitare, insomma, che ecco, appunto, un attimo di distrazione e metti una nota che non devi mettere. Beh, guarda, si sbaglia, ma parlando seriamente, gli errori sono... Come recuperi? Soprattutto se ne accorge il pubblico? Beh, sai, sì, effettivamente la tecnica per non farne accorgere è proprio... Di continuare. Continuare, mai fermarsi, mai ripetere l'errore per far capire che è stato sbagliato e soprattutto... Nel frattempo sono con te. E questa è Radio Luna Social Club. È colpa di Francesco. Per esempio sulla tarantella sbaglio raramente. Sulla tarantella è ferratissimo. Ma si vede che è la vita di tarantella. È un ferrato di tarantella. Senti Tiziano, allora questa cosa che tu hai quasi 90 mandolini a casa, no? Uno, dove li tieni? Due, sono appesi o riposti nei bauli? Tre, con un bimbo piccolo come ti... Allora, come previeni questa la rottura dei mandolini, perché è facile. Uno, ho perso il conto, però credo di essere sotto i 90,
di mandolini, saremmo 85 più o meno. Figurati la differenza, No, Francesco, la differenza è esagerata. È notevole. È notevole. Quindi, no, sono in vetrine, alcuni perché alcuni sono da collezione, altri appunto li suono, quindi poi ce li ho un po' nello studio, un po' a casa, un po' perché ho anche lo studio mio personale, che ho dovuto per forza. Poteva mancare uno studio personale, uno che ha 90 mandolini. Certo. Ne hanno alcuni che vedo un po' preoccupanti perché sono nel camino. No, non so perché li viene poggiati là. Anche perché abita in una zona fredda, quindi probabilmente tra Ferrazzano e Campobasso. Scusa, ma la mamma di tuo figlio, no? Cioè, mica le dici pulisci. Minaccia di buttarli, mica li può pulire. Prima era mia madre, adesso è lei. Incredibile, guarda. Come si chiama? Chi? Come chi? No, magari. Il mio mandolino? No, la mamma di tuo figlio. Simona. Simona, come vedi, ha dubitato, ha titubato un attimo per ricordare la tua cosa. Ha detto chi? Non volevo sbagliare. Qui ci sta proprio un sottofondo di quelli che... Perfetto, io ho scritto. Mi sto suonando. Ecco qua. Passione per una cosa del genere. Simona, se noi avremo notizia che tu hai buttato dalla finestra tutti i mandolini, ti daremo ragione. Francesco, allora, voi siete un duo, ma ovviamente avete vite solistiche, artistiche, insomma, di varia natura, no? Di varia natura. Tu, quali sono queste varie nature? Quante nature hai, Francesco? Meno male che l'ha fatta a te questa domanda. Ma lui, io non so perché l'ha fatta, perché lui si ricorda che io sono anche metallaro. Esatto, bravo. E questa cosa io volevo fare una domanda diretta, volevo farlo arrivare. Qual è il tuo pezzo rock che ti piace fare al pianoforte? Io adoro ce l'ho io, ce l'ho, te lo faccio. Sì, la biglia vacca. Questo Tiziano, devi stare zitto, è fermo. No. La domanda è a lui. No, Charles, noi fino a quando non ci paghi non ci fermiamo. No. Questo voglio dire era baroque, cioè non so se però il mio pezzo io adoravo. Qual è? I Deep Park. Oppure Barn. Bellino. La cosa sempre che stupisce, soprattutto a chi segue poco la musica, è vedere come dire, affiancati due generi contrapposti, no? Il pianoforte classico e il rock, l'hard rock. Quindi come, uno si chiede come fa a convivere nella stessa persona angeli e demoni. Ma in realtà lo spirito del rock, soprattutto di quel tipo di rock, no? Dell'hard rock, insomma, c'è in questa visione demoniaca, c'è tanto di angeli, cioè sono persone estremamente sensibili in realtà alla droga, all'alcol, eccetera, eccetera. Però la sensibilità comunque viene dimostrata, insomma. L'importante è essere sensibili. Ma hanno comunque prodotto grande musica. Beh, allora, i Deep Purple ovviamente per i giovanissimi di oggi sono sconosciuti. Hanno soltanto sentiti forse nominare, pensano che sia un profumo, che ne so, una medicina. I Deep Purple sono stati i pionieri dell'hard rock, ma di quello esagerato. Esatto. Cioè, un album su tutti, Made in Japan, ma giusto per dire uno, meraviglioso. Child in Time di Ian Gillan. Ovviamente, scusa Francesco, i puristi del canto non adorano Child in Time da un punto di vista vocale. No. Ovviamente è una questione di impostazione, di tecnica, che è diversa da quella di un cantante, che so, lirico o comunque di musica leggera di alta qualità. Però avevano delle qualità canore, naturali, questi cantanti del passato, che insomma Ian Gillan era quello di Jesus Christ Superstar. Per dire. Giusto per ricordare che cosa ha fatto poi nella sua carriera. No, questo sarebbe da dire ai ragazzi di oggi che ascoltano Gammon, che ascoltano Fedez. Esatto. Provate un po' a sentire pure un po' di roba cantata davvero, cantata in un altro modo. Tiziano, l'altra volta io ti ho chiesto, così senza farti preparare, di eseguire Thundersuck degli AC/DC. Sì, mi ricordo. E ce l'hai fatta. Meno male. Bravissimo. Adesso, diciamo, io andrei un po' più su un pop più, per quanto importante, ma insomma un po' più leggero. Sì. Il pezzo non è facile, secondo me. Io voglio vedere se voi siete in grado di farlo. E ti propongo di scegliere tra le varie pose musicali di questo pezzo quello che più vi aggrada. Parliamo, attenzione, di Queen e di Bohemian Rhapsody. Ce la fate? Ce la facciamo, sì, siamo carichi. Ha risposto senza indugio. Sei sicuro col mandolino? Ma sì, perché ho portato lo spartito, sapevo. Ah, già lo sapevo.
si può dire. Hai rovinato tutto. Guarda, non si può ma dire sì, niente, ma si vede, guardate, anzi, se qualcuno avesse dubbi. Ma fa tutta sta pantomima, ha rovinato tutto, vabbè. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, allora, davvero, ovviamente, Bohemian Rhapsody, potete confermarmi voi, ha più parti musicali, ognuna sì, a sé, no? È un tipico pezzo prog, progressive, no? In cui c'erano varie tipologie musicali, tutte mischiate in maniera logica, in realtà è funzionante. Un'operetta. Allora, non canterete, per fortuna, perché... mai dire mai, aspettati di tutto. Per il bene dell'umanità, penso di no. Il canto lo affidiamo al mandolino questa volta e vediamo che succede, dai. Allora... Tiziano Palladino, Francesco Cipullo in Bohemian Rhapsody e poi termina la prima parte. Brave, più bello, grazie, brave. Comunque è proprio così quella aveva parte, non aveva la faccia di quello che eseguiva una cosa, però vabbè, insomma, c'era una faccia un po' più, capito? Ero serio, era il prog, ero poco rocchettaro, rocchettaro, era proprio da uno che abita in campagna e c'è 90 Eppure, mandolini. Hai visto, si è messo la maglia adatta per fare l'hard rock, cioè, Lonely Tune. Ma io mi vergogno a volte di... Avevo pure gli occhiali, ma quello non è uscito bene. No, era l'occhiale, guarda. Vabbè, intanto fate pausa.